La scuola abruzzese, per 2 giorni, si è data appuntamento a Montesilvano per confrontarsi sui temi di più stringente attualità. Un incontro regionale di tutte le consulte degli studenti abruzzesi per confrontarsi sui temi legati al nuovo esame di maturità, alla riorganizzazione della scuola e sui progetti nazionali e regionali delle consulte. Dottoressa Tozza, in questi giorni, in queste settimane, si è parlato molto di questa riforma dell'esame di Stato. Qualcuno l'ha vista come una novità che in qualche modo ha spaventato? Possiamo un po' tranquillizzare i studenti che si accingono a svolgerla? Assolutamente sì. Intanto la riforma è arrivata, è vero, nel corso dell'anno, ma come sempre accade, è accaduto anche altre volte negli anni passati, ma quest'anno il Ministero ha fatto in questa occasione un lavoro veramente di accompagnamento. Siamo reduci dall'ultima simulazione della prova ed è una novità assoluta che non è mai successo, e ce ne sarà un'altra sia sulla prima che sulla seconda prova, quindi un percorso di avvicinamento e di tranquillizzazione, vorrei dire. È importante che con i docenti questi mesi che separano i ragazzi dall'esame di Stato vengano trascorsi nell'esercitarsi con queste modalità, che non sono modalità più complesse ma sono modalità più vicine ai ragazzi stessi. Quindi io direi che dobbiamo bandire la paura, benché ci sia la giusta preoccupazione, perché è un momento valutativo importante, ma questi incontri servono a tranquillizzare e metterci nella condizione di migliore successo possibile. Cittadinanza e partecipazione è un evento in cui gli studenti delle consulte abruzzesi hanno modo di conoscersi, dibattere e dare il proprio contributo sui temi proposti attraverso la formazione di gruppi di lavoro costituiti in base agli argomenti trattati in conferenza. Noi siamo, diciamo, contenti che vengano a tranquillizzarci su quelle che saranno le modalità dell'esame di Stato, che assolutamente siamo tutti consapevoli della difficoltà in corso d'opera di questo cambiamento, però grazie al Ministero che si sta mettendo a completa disposizione riusciamo a tranquillizzare gli studenti, a fargli comprendere meglio questo esame di maturità e cercare di farglielo affrontare il meglio possibile a giugno.